mio lavoro non ha diritti e ne avrà meno se stiamo zitti, ed è per questo che noi dobbiamo urlare, scendere in piazza e manifestare. Il mio lavoro non ha diritti e ne avrà meno se stiamo zitti, ed è per questo che noi dobbiamo urlare, scendere in piazza e manifestare. Venite, venite, oh popolo, a noi ci regalano i soldi, a voi le nostre piante per pagare i debiti. Regalano i soldi, a voi le nostre piante per pagare i debiti. Ogni giorno sulle nostre tasche che e non ha dato risposte che il mondo del lavoro chiedeva. Noi partiamo da lì, dalle richieste di detrazioni per aumentare il salario di chi lavora e di chi è in pensione. Tutti in campagna elettorale hanno riconosciuto che abbiamo i salari più bassi. Tutti hanno detto che le pensioni hanno perso circa il loro potere d'acquisto del 30%. Ebbene, che chi guadagna di pensione più di 700 euro e chi vive e campa di un lavoro che gli dà 1000 e 1100 euro al mese. Ridurre i prezzi e ridurre le tariffe, perché non basterà aumentare i salari. Se aumentano i prezzi e aumentano le tariffe, ci danno da una parte e ci tolgono dall'altra. Lo chiediamo a Roma, ma lo chiediamo qui, al Comune di Torino, alla Regione, di poter intervenire sulle tariffe comunali, perché anche la TARSU e le altre tariffe che paghiamo devono tener conto dei redditi da lavoro e da pensione. E per togliere l'ICI a chi è molto ricco, venga utilizzato le risorse che invece devono andare al lavoro. Siamo determinati, come lo stiamo stati prima, sulle nostre priorità, non solo perché sono giuste, ma perché siamo preoccupati, perché vediamo una società inquieta che non provano solo i giovani, ma anche le famiglie, che vedono in pericolo il loro modello di vita e anche lavorando hanno paura di scivolare verso la povertà. Queste sicurezze e questo non si fa tagliando i servizi, ma si fa pensando e aumentando uno stato sociale per tutti. Lo si fa progettando un lavoro sicuro per tutti, lo si fa dando la possibilità di un futuro per tutti. Noi continuiamo a credere che sicurezza, legalità e solidarietà siano un binomio possibile. Siamo di fronte infatti ad una sconfitta senza precedenti, una vittoria larghissima di Berlusconi, ancora più ampia di quella del 2001. Gli elettori vedono in questa destra orrenda una rottura invece con ciò che ha rappresentato il centro-sinistra, considerato ormai più solo una cricca di potere lontana da qualunque bisogno, da qualunque istanza dei lavoratori. Primo obiettivo che hanno esplicitato: devono ancora entrare in carica formalmente,
è quello della revisione in senso profondamente negativo, anzi reazionario, del contratto collettivo nazionale di lavoro. È d'accordo anche la CGIL adesso. Ci venivo. Ed è, come dire, una questione epocale. Noi continuiamo a ritenere che il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche nella nuova, nell'ultima formula con cui è stato declinato, e cioè lasciando lo spazio a una contrattazione decentrata, come ormai da anni è, sia nel privato sia nel pubblico impiego, però quella cornice rappresenta l'elemento vero di, come dire, eguaglianza che riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori di questo paese. Noi poi aggiungiamo altro, che la politica cosiddetta dei redditi introdotta nel 93 nel nostro paese, dove ci avevano raccontato, questo ce lo ricordiamo tutti, no? Che bisognava fermare la corsa, quella che loro chiamano la corsa dei salari e delle pensioni, che contemporaneamente ci sarebbe stato il freno sulle tariffe e sulle imposte sui cittadini. Questo non è avvenuto,